Benvenuti a questo nuovo appuntamento del nostro ciclo di incontri dedicato alla mostra Anni 20. L'ultimo incontro era stata la mia conferenza, ci passiamo il testimone con Gianni, oggi riprendiamo con l'anno nuovo, con la sua conferenza. In qualche maniera c'è anche un collegamento tra quanto avevo anticipato io e il tema di oggi che affronterà Gianni. È un confronto, un parallelo tra l'attività, le ricerche artistiche, le esperienze artistiche in Italia negli anni 20 e quanto avviene in Germania nella stessa epoca. Passo subito la parola a Gianni per la sua relazione. Grazie, ringrazio Matteo. Effettivamente c'è una qualche formula di continuità tra quello che lui ha detto un mesetto fa e quello che inizio a dire io. Innanzitutto, perché la scelta della Germania? Perché, nonostante il cosiddetto ritorno all'ordine, che poi noi vedremo quanto imprecisa è allora questa definizione, il ritorno all'ordine degli anni 20 accomuni tutto il mondo occidentale, Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Stati Uniti per esempio, quindi è per questo che ho parlato di mondo occidentale. In realtà le somiglianze maggiori allora con il contesto italiano sono quelle del contesto allora tedesco, e ci sono delle ragioni allora ben precise allora che vedremo un'influenza molto forte, molto pregnante, che gli artisti italiani, quelli buona parte dei quali voi trovate in mostra, hanno esercitato sul contesto tedesco, tant'è vero che vedremo allora che c'è un piccolo sfasamento di date, nel senso allora che la produzione ascrivibile, e poi ci renderemo conto in che modo, al ritorno all'ordine in Germania, in realtà è leggermente posteriore rispetto a quella italiana. Iniziamo col dire che, come era per l'Italia, ma come era per buona parte di tutto il mondo, l'evento capitale è la Prima Guerra Mondiale. Poco importa allora che da una parte ci sia una guerra vinta, dall'altra parte invece una guerra tragicamente persa, come succede in Germania. Tanto la nostra, come abbiamo avuto più occasione di dire, sarà una vittoria mutilata, come dire, una guerra mal combattuta, mal vinta, eccetera. Per la Germania invece è una sconfitta cocentissima, uno dei più grandi eserciti del mondo, la più grande potenza allora industriale comunque del momento. Questo non va dimenticato, per esempio, anche quando affronteremo il tema della modernità, ecco, che è molto importante per la pittura degli anni 20 in Germania. In realtà perde tragicamente, crolla un impero, e crolla allora nella maniera peggiore, anche perché quelle allora che saranno le riparazioni di guerra e quindi il trattato alla di pace alla di Versailles sarà estremamente punitivo nei confronti della Germania, e poi sappiamo allora che si rivelerà una delle cause anche poi dell'insorgere comunque del nazismo. Tanto allora per fare semplicemente allora ecco, era proprio soltanto allora un dato, però le riparazioni di guerra che vengono inflitte alla Germania in seguito al Trattato di Versailles nel 1921 ammontavano a 269 miliardi di marchi, quindi una cifra astronomica e iperbolica, che poi diventarono già 169 nel giugno dello stesso anno. Questo, per esempio, provoca un'inflazione allora in Germania, con l'occupazione anche del territorio della Ruhr, quindi del territorio allora più industrializzato, che porta allora, per esempio, ad avere nel novembre del 1923, che è proprio il momento più forte di questa inflazione, per cui lo scambio tra il dollaro e il marco, per comprare un dollaro ci volevano 4 milioni e 200 mila marchi. I soldi che venivano ritirati alla mattina avevano un valore diverso nel pomeriggio. Questo per dare allora un'idea allora comunque del contesto in cui allora ci troviamo ad operare, per questo contesto alla di straordinaria imprevedibilità. Come in Italia,
buona parte degli artisti che sono attivi negli anni venti e che in qualche modo potremmo definire molto, tra virgolette, realisti, vedremo poi di che realismo si tratta, provengono sostanzialmente dall'avanguardia. Chi ha visitato la mostra lo sa perfettamente, Sironi e Raffuni sono stati alla Futuristi, ma hanno militato nel futurismo anche altri artisti, così alla buona parte degli artisti alla che troveremo in Germania negli anni venti avevano militato nell'avanguardia tedesca. Chiaramente come avanguardia si intende l'espressionismo, ma molto importante è per esempio il dadaismo. Grotz, Dix, eccetera, nel 1920 daranno proprio vita ad un movimento dadaista e vedremo quanto questa della frammentazione dadaista sia poi importante per la pittura degli anni venti. Un po' di date, tanto per fare una cornice in modo tale poi seguire meglio lo svolgimento delle immagini. Questo, diciamo, recupero, che forse non è il termine esatto, questo ritorno all'ordine, e anche questo vedremo che non è poi un termine così opportuno, perché tutte e due hanno sempre l'idea comunque di un ritorno al passato, di un ritorno in qualche maniera reazionario. Invece, che è la cosa poi fondamentale, capiremo quanto il realismo degli anni venti sia assolutamente diverso dal realismo ottocentesco, non sia un realismo mimetico, non sia un realismo illustrativo, semmai questi termini valgono poi per il realismo degli anni 30, se non naturalismo. Vedremo quindi in realtà che si parla proprio di un realismo magico, portato invece a scoprire quello che è il segreto che è all'interno della realtà. Ecco, dicevo questo, un po' di data per capire che è l'evoluzione, e anche perché come in Italia non abbiamo dei movimenti che abbiano delle oggettive prescrizioni, come dire, non siamo come nell'avanguardia, in un futurismo che abbiamo dei manifesti eccetera, ma parliamo di movimenti molto allargati in cui i rappresentanti dimostrano tendenze che sono simili ma anche molto diversi. Quindi questa tendenza al recupero dell'arismo si fa sentire in Germania abbastanza presto, diciamo intorno al 20, al 1921, tant'è vero che nel 1922 una famosa rivista, che si intitola Da Kunstblatt, lancia una sorta di raccolta di idee, nel senso questa inchiesta si intitola proprio Ein neuer Naturalismus, che in tedesco vuol dire un nuovo naturalismo, punto di domanda, e rispondono molti dei critici più importanti che stanno lavorando in quegli anni. Tra questi risponde anche Gustav Hartlaub, con un articolo che si intitola Zurück zur Natur, che vuol dire ritorno alla natura, che è questo giovane critico che l'anno dopo diventerà il curatore o direttore del Museo di Mannheim, nel quale si terrà poi, proprio nel 1925, la mostra che si intitola Neue Sachlichkeit, cioè Nuova Oggettività. La mostra in realtà era prevista per il 1923, ma tutta una serie di ritardi fanno sì che la mostra si apra soltanto nell'estate del 1925. La mostra si intitola proprio appunto Neue Sachlichkeit, pittura tedesca, a partire dall'espressionismo, e Hartlaub nella sua presentazione alla teorica divide due gruppi di artisti. Da una parte c'è chiaramente volere dare troppo una connotazione politica, mentre poi vedremo quanto la politica è importante per quanto riguarda la pittura di questo periodo, senza voler dare una connotazione politica, però individua due grossi raggruppamenti. Un raggruppamento che definisce come ala destra, con sede prevalentemente, con centro prevalentemente a Monaco, di cui fanno parte artisti che adesso vedremo, come Canolt, come Menzel, come Schrimpf, in qualche modo sono accostabili anche, scusate questi nomi che sembrano degli improperi, ma sono i loro nomi, Davinghausen, Rederscheid, eccetera.
che allora sono connotati allora maggiormente da una posizione realistico-magica, maggiormente neoclassici, maggiormente da avvicinabili per esempio ai nostri artisti del realismo magico, e invece un'ala di sinistra con sede sostanzialmente a Berlino, di cui allora fanno parte invece gli artisti alla tedeschi di questo periodo che maggiormente si conoscono, Dix, Beckmann, Grotz, Scholz, eccetera, che invece si caratterizzano allora per un ritorno realistico, quindi allora per ancora una volta allora per un approccio realistico, ma in cui anche da un punto di vista espressivo il risultato è assolutamente diverso, e soprattutto si connotano allora per una critica pungente, acre, forte, mordace, quasi critica, quasi cinica della società del tempo, esprimendo anche una visione politica ben determinata. Molti allora di questi artisti fanno parte e aderiscono al movimento, al Partito Comunista alla tedesco. Ma allora tanto allora per darvi un'idea, io qui allora vi ho portato proprio due immagini allora che in qualche modo allora vi aiutano a capire la differenza allora tra questi due approcci, che poi vedremo con la differenza che non è tanto differenza, e vedremo che poi le cose sono così un po' meno chiare di quanto sembra, però che vi aiuta a capire in qualche modo allora questa differenza la di approccio. Allora, il dipinto allora delle due donne alla che sono sul balcone è un dipinto di Georg Schrimpf del 1927. Georg Schrimpf è uno dei principali artisti attivi a Monaco e diciamo di quella che Hartlaub ha definito l'ala destra. Artista tra l'altro che spesso esegue figure, spesso con questo approccio in qualche maniera piuttosto alla neoclassico, sempre allora in bilico con una certa naivete, come molti altri artisti allora, che esprimono comunque la stessa la concezione. Lui ha un fortissimo rapporto con l'Italia, così allora come ce l'ha Schad, allora così allora come ce l'ha alla Canold. Ecco, tanto allora, per farvi un'idea, ecco, vi faccio vedere un paesaggio di Alexander Canold del 1925. Vedete, qui forse si nota ancora meglio, vedete, questo è un paese italiano, erano tutti artisti alla che hanno vissuto spesso in Italia, molto innamorati dell'Italia, però vedete subito che tipo di approccio, un approccio realistico, alla che però vedete un approccio che va subito alla verso l'eterno, che va subito verso l'immutabile, che va subito alla verso, non so come dire, qualcosa di magico e qualcosa alla di segreto. Intanto alla sono paesaggi in questo caso in cui non compare mai nessuna figura, intanto allora tutto allora viene ridotto comunque a forme alla geometriche, vedete alla questi solidi geometrici allora delle varie alla costruzione aperte poi alla da queste profonde aperture che sono gli archi, che sono le finestre. Ecco, allora questa è molto l'atmosfera cosiddetta in qualche maniera neoclassica o da realismo magico della parte alla monacense. Sempre nel 1925, ecco, no, volevo andare indietro, ecco qua, accanto invece trovate un dipinto allora, di Grotz allora, del 1921, alla che si intitola Giornata grigia. Un dipinto da cui alla capite subito allora che esprime una forte critica sociale nei confronti di quella che era la realtà del momento. Intanto quattro personaggi, allora voi lo vedete, abbiamo un borsista nero che si sta nascondendo, abbiamo un mutilato di guerra, abbiamo allora un operaio senza volto e davanti abbiamo un impiegato statale che deve prestare soccorso, comunque deve aiutare gli invalidi di guerra, in cui allora vedete allora che abbiamo la testa d'uovo, gli occhi strabici, i baffetti un po' patetici, eccetera. Quindi, come dire, allora questa allora che
esprime una forte critica sociale nei confronti della situazione del tempo. In realtà, come vedete, allora, si tratta di un realismo allora, che è allegorico, come dire, sono allora, queste figure non delle figure reali, ma è una tipizzazione, sono dei tipi umani. Ecco, questo allora che mi interessava, perché spesso allora, questa distinzione tra ala sinistra, ala destra, neoclassicismo e invece forte critica sociale sembra allora, che sia anche una differenza da un punto di vista stilistico, che è una differenza da un punto di vista stilistico, però qui voi capite allora, chiaramente che in realtà non è un realismo come normalmente lo intendiamo. Grotz va avanti per una semplificazione, per una tipizzazione allora, dei tipi umani che è assolutamente allora, molto interessante. E guardate poi per esempio anche lo sfondo allora, che troveremo poi allora, più avanti, allora, questo sfondo allora, fatto allora, di queste costruzioni rigidamente geometriche fatte soltanto allora, di linee rette e di angoli acuti. Questo tanto per farvi allora, capire allora, quella che è la differenza, anche perché il 25 è una data diciamo fondamentale allora, per l'arte tedesca, perché non soltanto apre a Mannheim la mostra di cui vi ho detto, ma poco dopo l'apertura della mostra a Mannheim, nel 1925, Franz Roh, che è un altro critico giovane, pubblica un libro fondamentale che assomiglia in qualche modo allora, come titolo alla mostra di Mannheim, leggermente diverso. Si intitola Dopo l'espressionismo, Nach Expressionismus, Magischer Realismus, realismo magico, gli aspetti della nuova pittura tedesca. Quindi abbiamo proprio nel 25 allora, questi allora, due allora, fenomeni che ricevono la loro impronta. Il realismo magico da una parte, la nuova oggettività. Poi c'è una grandissima allora, confusione. Per esempio nella pittura, allora, nella mostra di Mannheim, sono esposti soprattutto i rappresentanti allora, monacensi. Quindi come dire, alla mostra di quella che tendenzialmente noi identifichiamo allora, come la nuova oggettività, in realtà espongono più gli artisti allora, di Monaco. Allora così allora, come tendenzialmente Roh allora, viene considerato il critico del realismo magico e Hartlaub invece il critico allora, della nuova oggettività. Indipendentemente allora, da questa pseudo allora, confusione allora, comunque allora, di termini, allora, vediamo allora, quelle allora, che sono le caratteristiche. Innanzitutto allora, parlavamo di quella allora, che è l'influenza italiana. L'influenza italiana è molto forte ed è forte soprattutto allora, per la presenza della rivista Valori Plastici e dell'operato di Mario Broglio. La rivista Valori Plastici è diffusa allora, in Germania, è diffusa soprattutto a Monaco, influenza Ernst, influenza Grotz, influenza buona parte degli artisti monacensi, Rederscheid, eccetera. In più nel 1921 Broglio organizza a Berlino una mostra che si chiama dal titolo Das Junge Italien, la giovane Italia, in cui espone allora, dipinti allora, di De Chirico, allora, di Carrà, allora, di Francalancia, di Melli, di Morandi, che esercita una grossa influenza. In particolare, più allora, che De Chirico, allora, quello allora, che esercita influenza sull'area tedesca è Carlo Carrà. Ed è per questo che io vi ho portato allora, questi due allora, capolavori assoluti alla di Carrà del 1919 e del 1921, che sono rispettivamente Le figlie di Lot e Il pino sul mare. Perché è questo il Carrà allora, che inizia a esercitare una forte influenza in Germania? Perché è il Carrà che ha passato la fase metafisica e quindi in questo senso in qualche modo De Chirico interessa meno. È Carrà che è ritornato allo Sachlich, è ritornato alla cosa. Come dire, è ritornata questa definizione, tenendo ben presente quella che è la pittura trecentesca, tenendo ben presente Giotto, in cui in questo momento sta dedicando un saggio, come dire, questa realtà delle cose, che però è una realtà come quintessenziata, assolutamente essenziale, una realtà allora, che va in qualche modo allora, verso, se vogliamo, un'idea allora, di astrazione. E i pittori allora, tedeschi
in particolare quelli di Monaco, sono molto sensibili a quella che è la lezione di Carrà. Qui allora, per esempio, vi ho portato nuovamente Schrimpf con queste ragazze distese nel verde del 1930. Allora queste figure umane che hanno sempre molto, molto precise, molto perfette, ma che hanno un qualcosa là sempre di naif. Tra l'altro questa ci interessava perché chi ha avuto occasione di vedere la mostra sa quanto il tema del sonno sia un tema su cui noi abbiamo insistito all'interno della mostra degli anni venti. Ecco, visto allora che mi sono un po' divertita a giocare con qualche accostamento, l'artista che forse in qualche modo mi sembra più vicino a Schrimpf potrebbe essere il nostro Gesberto Ceracchini, di cui qui vi presento il riposo, proprio anche per questa atmosfera in qualche modo un po' arcadica, un po' arcaica, un po' fuori del tempo, allora ma di un fuori del tempo in qualche maniera arcadico. E questi allora sono due dei numerosi dipinti che Schrimpf dedica ai bambini. Qui abbiamo il Porcaro, un ritratto di suo figlio quando era in Sicilia. Allora vedete sempre, intanto lo dirà benissimo Rock, era molto vicino a questi artisti. La pittura torna a farsi specchio del mondo tangibile. Guardate che questo è fondamentale, sul tema dello specchio ci sarebbe tantissimo da dire. In realtà è un realismo che non si limita alla resa in qualche modo mimetica, è un realismo che subito va verso un'idea di concepire il magico, il segreto che all'interno della realtà c'è. È un po' quello che diceva per esempio la rivista Valori Plastici. Farò pochissime citazioni, però questa ci vuole, quella che fa Savini a proposito di De Chirico. I suoi quadri non riproducono la visibilità muta dell'oggetto scelto per la drammaticità del suo aspetto, della sua forma, della sua natura, della sua materia, della sua utilità. Egli giunge al di là dell'oggetto stesso, egli mette a nudo l'anatomia metafisica del dramma. È il pittore moderno, ma più semplicemente il mago moderno. Ed è la stessa cosa che poi diceva Montempelli: l'arte è il contingente che ha il valore di assoluto, il concreto che ha valore di astratto, la realtà che ha valore di fantasia. Per cui il massimo del realismo ogni tanto si trova, come in questo caso, guardate queste forme rotonde, eccetera, accanto in qualche maniera a forme di astrazione pura, a forme geometriche pure. Eccolo, guardate lo Schrimpf anche per esempio per quanto riguarda questi suoi paesaggi. Quello in alto che voi vedete sembra ancora circondato da un'aura un po' da romanticismo tedesco. Quello sotto, senza persone, senza figure umane sotto. Quello sotto, che è anche leggermente un pochino più tardi, che volenda qualcosa di operiano. Però tanto per farvi vedere proprio la differenza, guardate invece uno degli artisti alla berlinesi, che è Georg Scholz, come apparentemente gli è vicino, ma come in realtà ne è distante. Guardate, questa sembra anche questa, una visione molto romantica del paesaggio tedesco, una veduta di Grötzingen nei pressi di Dürlach. Lo vedete soprattutto, se voi guardate sulla vostra destra, lo vedete il carretto trainato dall'animale, vedete queste colline illuminate dalla luce, questo paesaggio con tipico paesaggio bucolico tedesco. Però se poi fate attenzione, in realtà la parte centrale è tutto un opificio industriale, che è un po' in ombra perché è come coperto dall'ombra della collina, però se voi lo guardate, questa parte è tutta una parte di opifici industriali, di opifici industriali, vedete addirittura che ci sono delle ciminiere, vedrete che c'è anche una muraglia e come un canale, e poi quasi come a indizio, una maglia che non tiene, vedete che tutta sulla vostra destra c'è come un contenitore di metallo che potrebbe sembrare una sorta di pesticida. Quindi tra questo dipinto che è di Scholz e questi dipinti che sono di Schrimpf, in realtà c'è una differenza, c'è proprio la differenza di mettere comunque Scholz qualcosa che non tiene in questa rarefazione alla perfetta che sembra di Schrimpf. Chiaramente in un mondo che vuole essere neoggettivo, sachlich proprio,
Chiaramente la natura morta ha un ruolo fondamentale e qui vi ho portato una natura morta di Canolt, che è una natura morta con tenda verde. Si assiste ad uno straordinario successo delle piante grasse, che poi verranno utilizzate anche come elemento di ornamento. Qui vi ho messo proprio vicino questo dipinto di Canolt con un ficus, accanto ad una fotografia, per far vedere quanto la vicinanza con la fotografia, poi parleremo di Sander, è importante, accanto ad una foto di Anne Biermann di un ficus del 1927. Come dire, questa idea della consistenza alla fotografica, questa idea dello sachlich, questa idea proprio dell'oggettività che diventa importante, così lo vedete qui in un dipinto di Lenk, che è un altro Frank Lenk, che è un altro Franz Lenk, che è un altro pittore del periodo, che ho messo accanto proprio per la presenza ad un dipinto che voi trovate in mostra, di cui ci ha parlato anche Matteo l'altra volta, che è il fratello e la sorella di Levi, dove in primo piano, davanti alla figura della sorella, abbiamo questa pianta grassa. Ficus, ma moltissimi cactus. Cactus, anche questi fotografati con questa maniera precisionista, per cui perdono la loro essenza di piante, guardate la fotografia, per diventare quasi architettura in qualche maniera, per diventare qualcosa che con l'universo vegetale non ha più nulla a che fare. Voi li trovate in questi due dipinti, uno di Georg Scholz e l'altro di Fritz Burman. Guardate però la cosa molto interessante, che per esempio non troverete quasi mai in un dipinto italiano: la vicinanza tra questo elemento naturale con, per esempio, un elemento di modernità, com'è la lampadina elettrica. Questo va tenuto ben presente, perché nonostante la sconfitta, almeno nel primo decennio del Novecento, la Germania è stata al massimo dell'avanguardia per quanto riguarda la produzione industriale. Pensate alla Egge, pensate a Behrens che disegna per la Egge, pensate ai primi elettrodomestici per la casa, ai bollitori elettrici, eccetera. Quindi c'è questa compresenza nel dipinto di Ella Scholz di questi cactus voluminosi, questa resa sempre precisa, fredda, troveremo ancora di più poi nella nuova oggettività, con questa particolarità dei dettagli, e questa ambivalenza che comunque dà un po' anche un po' questo senso in qualche maniera di spaesamento tra le piante, lampadine e questi segnali ferroviari che voi trovate sullo sfondo. Qui vi ho messo vicino, per fare vedere proprio un po' la differenza tra i due contesti, una natura morta di Herbert Ploberger, che è un tavolo da toiletta, dove vedete che con questa prospettiva assolutamente deformata, la tridimensionalità e la prospettiva la deformate o comunque non naturali sono una caratteristica sia del realismo magico che della nuova oggettività. Voi vedete dove sopra questo tavolino e sopra una sorta di strofinaccio sono messi alla rinfusa tutta una serie di oggetti da toeletta. Abbiamo l'acqua di colonia, le forbici, abbiamo un dispenser di borotalco, abbiamo un colletto, abbiamo una sciarpa, eccetera. E quest'idea sempre molto importante, che poi questa prospettiva è distorta anche perché c'è lo specchio di dietro, come dire. E vedete però questa apparenza estremamente analitica, ma anche estremamente fredda, che nonostante tutto non ritroviamo neppure in Cagnaccio di San Pietro, che forse tra gli artisti alla italiani è quello che maggiormente è analitico, è quello che maggiormente arriva ad una resa quasi iperrealista. Come dire, due iperrealismi che però non sono in qualche modo la stessa cosa.
O per esempio qui vi ho messo allora, un Natura morta di Edita Broglio. Edita Broglio era la moglie di Mario Broglio, una Natura morta allora, con le bottiglie, insieme allora, con un disegno di Rudolf Dischinger che mette insieme allora, questi allora, tre oggetti, un sacchetto di carta, un bollitore elettrico, per questo che mi riferivo precedentemente a Behrens, e a una lampadina, quindi tre oggetti allora, molto diversi tra loro allora, che si trovano, non si sa neppure bene dove, sono su un tavolo oppure sono semplicemente sulla carta, allora questo non si sa. E ancora qui allora trovate, chiaramente non potevo non mettere alle uova allora di allora Casorati, allora parlando di nature morte, accanto ad un alla pittore che noi poi troveremo alla fine allora, di questa galoppata attraverso la pittura tedesca là degli anni venti, che è Franz Radziwill, con l'asciugamano, dove abbiamo proprio la, questa natura morta in cui in primo piano là, c'è questo asciugamano su questo muro crepato, il tavolino e come contrasto là, di colori questa parte allora, di una porta, tra l'altro qui allora, mettendo un po' in discussione quella che è una percezione, è un mobile? È una porta? Probabilmente un mobile, però se un mobile non si riesce a capire, o almeno si vede meglio allora il tavolino rispetto al mobile. E qui ancora un accostamento allora, che ho voluto fare, abbiamo Wilhelm Schnarrenberg con la stanza là, dei bambini del 1925, dove presenza questo tavolo con sopra questi giocattoli, la finestra là, che si apre su un gioco di bimbi, e il nostro Riccardo Francalancia, allora, che vi ricordo è un pittore assisiate, che vi ricordo essere uno di quelli che nel 1921 viene presentato alla mostra da Siunga Italian organizzata da Broglie a Berlino, che poi girerà per gli Stati Uniti, che ci presenta questo interno melanconico o la stanza dei giochi in cui abbiamo questa prospettiva con queste due finestre in fondo, alla questi giochi che sono come abbandonati, tra l'altro guardate c'è tutto questo riferimento alle figure geometriche, il cappellino del Pinocchio un cono, la palla una sfera, e questa porta aperta, là abbiamo la finestra, lì invece abbiamo una porta aperta allora, sulla destra, che poi sappiamo essere la porta della camera da letto in cui stava il bimbo che era il figlio di Francalancia, che in quel momento era molto malato e quindi non poteva utilizzare allora, i giocattoli. Quindi sempre questa atmosfera, comunque voi vedete, allora, di incertezza o di inquietudine, che poi rappresenta una delle principali caratteristiche allora, di questo periodo. E Carl Völker, un artista che poi troveremo là più avanti, che in questi giocattoli, che è una cavalletta, arriva là davvero un po' al segno in qualche maniera là dell'incubo. Ormai il Gregor Samsa allora, di Kafka è stato pubblicato nel 1915, però ha un po' l'apparenza allora, di un animale incubizzante, alla questa grande cavalletta giocattolo allora, che ci presenta alla Carl Völker. Ora passiamo ad una figura che in qualche modo ci serve come collegamento tra la parte che abbiamo visto fino adesso, allora che è più riferibile al contesto monacense, e invece per passare poi agli artisti allora, che maggiormente possono essere classificati come neogettivo. Questo è Heinrich Maria Davringhausen, e questo è un dipinto tra l'altro molto interessante perché è un dipinto del 1917, quindi è un dipinto che precede leggermente gli anni venti, ed è un dipinto allora, molto interessante allora, perché è proprio un passaggio allora, tra espressionismo e nuova oggettività. Rappresenta l'assassino stupratore, vedrete questa è una delle principali alla differenze con il contesto italiano, quanto la violenza sia presente nella pittura tedesca di questo periodo. Con Matteo allora, mentre organizzavamo la mostra abbiamo ragionato molto di quanto fosse difficile invece trovare dei dipinti italiani che mostrassero la violenza che si respirava comunque almeno fino al 1922 là, nelle strade, chiaramente per una differenza anche storica, nel senso con proprio di fatti storici, in realtà gli anni della Repubblica di Weimar sono anni in cui la violenza
nei quadri è assolutamente presente. E poi faremo un discorso sulla sessualità, eccetera, però per esempio una forma di violenza tra le più rappresentate è proprio quella dell'omicidio a sfondo sessuale, quindi dell'omicidio della donna, dello stupro, quello che viene in tedesco l'ha definito Lustmord. Vedrete allora che è uno dei temi che ricorre allora con maggiore frequenza. Tenete conto proprio per una differenza. Comunque, allora, con la situazione italiana, chiaramente i primi anni dopo la guerra, allora, sono anni terribili in Germania, sono anni terribili anche allora, perché ci sono tentativi da destra, tentativi da sinistra, tentativi anche proprio rivoluzionari, pensate alla rivoluzione di novembre, la rivoluzione spartachista, allora, come dire, la Germania è effettivamente alla dilaniata, la Repubblica allora fa fatica, Friedrich Ebert, allora, che è il presidente, chiaramente poi deciderà di far sopprimere la rivolta spartachista del 1919 nel sangue e verranno uccisi, come voi sapete, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, che erano i corifei allora, della Lega allora, spartachista. Per cui in realtà almeno fino al 1923 la situazione in Germania è assolutamente incandescente. Nel 1923 e almeno fino al 1928 la situazione è un pochino più tranquilla. È un pochino più tranquilla perché l'inflazione scende, è un pochino più tranquilla perché ci sono gli aiuti del piano Dewis, quindi gli aiuti americani. Questo dura almeno fino al 1928, quando in realtà la disoccupazione di nuovo sale, e questo poi soprattutto allora, con il crollo di New York, della borsa di New York del 1929. Le banche americane ritirano i prestiti e arriviamo a dei numeri pazzeschi alla di disoccupati. Direi che nel settembre del 31 i disoccupati fossero 4 milioni e mezzo, diventano 6 milioni allora, di lì a poco, e a poco chiaramente in questa situazione allora, di alla grave disagio economico, eccetera, il movimento nazionalsocialista, che aveva già fatto un puccio a Monaco nel 1923 fallendo alla miseramente, prende sempre più potere. Ma questo era per dirvi, quindi, alla di questa violenza, questo è l'assassino stupratore, ed è abbastanza interessante perché allora, se voi vedete la finestra, il paesaggio che voi vedete alla finestra è ancora decisamente un paesaggio espressionista, allora, come dire, anche un po' con questa prospettiva, allora, con questa idea di queste case che sembrano un po' pericolanti, ricorda per esempio certe cose di Meitner, dei suoi paesaggi apocalittici. La figura in primo piano, che è la figura della donna che poi viene assassinata, in realtà allora, è interessante proprio perché il corpo è già molto plastico, mentre il viso allora, lo è molto meno, ed è un quadro di passaggio che porta poi invece a due dei suoi capolavori del 1919 e del 1920-21, che sono Il sognatore e L'affarista. Due quadri molto vicini e molto interessanti perché sono due quadri, anche se apparentemente non sembrerebbe, due quadri sulla violenza. Guardate intanto Il sognatore. Il sognatore non è una scena soltanto di sogno, come voi vedete è una scena molto forte di omicidio. Guardate il rasoio che c'è sul tavolo là sulla sinistra, guardate il corpo sgozzato là della donna là che giace là nel letto, e in questa prospettiva, anche qui sempre deformata, vedete che abbiamo due finestre, una in alto sulla sinistra allora, che si apre sul buio, sulla notte, una invece illuminata come se fosse giorno allora, sulla destra, e due strani sogni. Vicino al corpo della donna uccisa abbiamo questo paesaggio urbano solitario, e invece sopra la testa allora, del sognatore abbiamo allora, questa scena di una coppia allora, che sta passeggiando sotto la luna su una spiaggia esotica. Quindi quello che apparentemente lui rappresentato, come dire, immobile, senza sentimenti, impassibile, in realtà esprime proprio un grosso disturbo, come dire,
mentale e in qualche maniera alla sociale. È una scena molto forte di violenza, anche con gli oggetti rappresentati in primo piano. Questa chiaramente è una violenza, allora, contro una donna, quindi, che terminano con l'omicidio. Ma se voi guardate il l'affarista del 1920-21, in realtà la stessa violenza, anche se meno forte, è la violenza dell'affarista. È la violenza dell'affarista che in qualche modo sfrutta gli altri, allora sfrutta anche allora quella che è la situazione, allora per fare i soldi e per, come dire, essere in qualche modo allora un emblema allora del capitalismo. Li sfrutta però razionalmente, e alla razionalità fa senz'altro riferimento il compasso allora che voi trovate davanti a lui, assieme al bicchiere allora di un liquore prezioso, insieme ai sigari, insieme al telefono, che sono tutti emblemi del rango sociale o comunque del livello sociale a cui allora questo personaggio è arrivato. Cosa interessante è allora che allora questa fuga prospettica si apre allora su una città allora fatta allora tutta allora di parallelepipedi, di parallelepipedi, di rette parallele e allora di angoli retti, cosa che ritorna molto spesso allora nella pittura allora del periodo, e anche con dei grossi somiglianze, analogie con la produzione architettonica del periodo. Questa è una fotografia di Arthur Koester che presenta uno dei Siedlungen, venivano chiamate, quindi complessi residenziali che vengono create proprio nei primi, negli anni 20. Vedete anche qui alla questa fuga prospettica, allora queste forme parallelepipede, quindi apparentemente tutto alla molto razionale, tutto molto ordinato, tutto molto funzionale, tutto molto funzionalista. L'idea poi di un disagio di questa piccola figura, la che porta per mano il bambino in questa strada ancora sterrata, comunque esiste, e la stessa cosa la si trova in questo dipinto di Grotz del 1920, in cui è ancora evidente allora tutto il suo passato allora dadaista, in cui abbiamo questo tipo allora di architetture, e questa la figura chiaramente senza vivo, questa figura che chiaramente è un manichino. Ma l'ho trovato per esempio anche in Anton Rederscheid, allora questo è la pittore invece più vicino all'ambiente di Monaco, con questa figura allora con la bombetta che passa proprio davanti ad un edificio fatto nello stesso modo, o allora le sue case. Questa è la casa numero 9 del 1921, in cui è sparito ogni cosa se non la casa, se non il numero, e qualunque altro riferimento comunque all'ambiente urbano. O questo è Carlo Völker, che abbiamo trovato precedentemente, la guardate, allora tutto allora un paesaggio industriale, cementificato, con queste linee molto, molto rette, allora, con questi angoli allora, molto, molto aguzzi, allora, molto acuti, e lui veniva chiamato, ecco, anche Carlo Völker, uno che aderisce al Partito Socialista, il Völker il Rosso, allora, come veniva chiamato, in cui però le persone, come voi vedete, sono sempre comprimarie, non sono mai allora in prima posizione, come dire, la fa sempre alla da padrona l'ambiente urbano. E l'ambiente urbano ha uno allora dei suoi quadri, una delle sue esaltazioni, questo ambiente urbano che sede sempre di questa violenza molto forte, nella trittico della grande città di Otto Dix del 1927-28. Allora vedrete, vedete intanto alcuni dei personaggi che sono tipici della città di Dix e che rappresentano la, per Dix comunque la violenza che nelle città tedesche si respirava: il mutilato di guerra e la prostituzione e la prostituta. Li trovate nella prima parte, e comunque poi trovate invece il ballo allora di coloro che sono i ricchi, allora di coloro allora che sono quelli allora che attraverso la guerra e attraverso comunque il mercato nero allora si sono arricchiti. Ecco, questo allora è proprio di Otto Dix, allora con questa allora sua
con questo suo disegno, allora, come dire, fatto di poco, allora, ma come dire, brutale, allora, mordace, quasi al vetriolo, trovate allora, la prostituta e il ferito di guerra, due vittime del capitalismo, proprio da mettere, invece, proprio da raffrontare con questa associazione di combattenti, che però voi vedete, quelli di Scholz, sono grassi, hanno la pancia, hanno le decorazioni, cioè addirittura un emblema imperiale, come dire, proprio questa contrapposizione alla di classe, contrapposizione sociale, che nella Germania dei primissimi anni venti allora è allora molto forte. Ecco, guardate quando vi dicevo allora come, lo vedremo tra poco, Sander arriva davvero ad una tipizzazione là, degli individui. Guardate come la stessa cosa fanno Grotz e Scholz. Allora, il capo, allora, quello là che comanda, allora, viene sempre rappresentato con il ventre gonfio, sempre con i riferimenti molto forti alla sessualità, si tocca sempre i genitali, il sigaro, questo... espressione allora chiaramente quasi sempre animalesca. E guardatelo per esempio anche nel dipinto di Scholz, dove abbiamo queste tre allora figure molto simili, allora che allora, su questo ponte in qualche maniera stanno decidendo poi della conquista della tranquilla vallata allora che si nota sotto. Questi invece sono i perdenti, guardatelo proprio in questa contrapposizione allora, così forte alla di Scholz, il ricco allora, con questa espressione allora, proprio animalesca che passa a macchina, e il povero che lavora, che sta passando invece allora, con il figlio magro, deperito, eccetera. Guardate per esempio quanto è vicino ad una delle foto di Sander, allora, quella che mostra il carbonaio del 1929. Non a caso proprio nel 1929 August Sander pubblica la sua prima importante raccolta di foto, che non a caso si intitola Antlitz der Zeit, cioè volto del tempo, mentre poi Uomini del XX secolo la sarà alla successiva. Dicevamo quindi il reduce e soprattutto il mutilato. Guardate per esempio, guardate proprio la forza allora, di Dix nella punta secca che trovate sotto, il venditore di fiammiferi che è del 1920, allora vedete proprio il mutilato in mezzo alla strada, che poi viene ripreso nel 1930-33 in una fotografia molto importante di Bauhaus, che è l'avvento, seduti sulle stampelle si sta più caldi. Tenete conto che siamo già negli anni in cui la disoccupazione ha raggiunto allora, dei livelli praticamente insostenibili. Ma guardate anche la figura allora, del mutilato di Heinrich Hörle, molto interessante, per cui diventa molto meccanico, però allora, con questo volto che allora sembra allora, quasi una maschera in qualche maniera. O così allora li trovate nuovamente nei giocatori di carte di Dix, oppure nella domenica pomeriggio di Gribel. Ecco, questi uomini allora, che ormai allora, sembrano meccanici, ma non è quel meccanicismo allora, del futurismo allora, che può essere in qualche maniera anche gioioso e con apertura allora, verso una positività. In realtà è un meccanicismo allora, molto più drammatico. Guardate anche per esempio in quello di Gribel, il mutilato e cieco, allora in casa la domenica che sta guardando, che vive nello scantinato e con feticisticamente le scarpe, la gonna corta della signora che stanno passando. Altro tema è quello della prostituta che qui trovate in questo dipinto di Dravighausen, trovate poi tantissimo in Schlichter, per esempio in tutta quella che è la vita notturna allora, di Berlino dei primi anni venti, poi anche allora, della metà degli anni venti, il Tingeltangel, il cabaret. Ecco, Berlino è per varie ragioni, nonostante non possa sembrarlo, una delle città più libere allora, degli anni venti. La libertà allora, che c'è a Berlino nel momento in cui la situazione allora, diventa allora, più rilassata, quindi tra il 1923 e il 1928, è una libertà che non viene raggiunta né in Inghilterra né allora, negli Stati Uniti. Lo vedremo poi in alcuni ritratti, dovuto allora, probabilmente ad una serie allora, di concause di cui allora, poi allora, parleremo un pochino più avanti. Ecco per esempio c'è allora, una ferocia nel colpire per esempio quelli che sono i vizi che altrove allora, troveremo allora, con difficoltà.
guardate, allora questa per esempio in qualche maniera rappresentazione allora, del feticismo che voi trovate in Schlichter, che feticista lo era assai, lo trovate in Qui domina mea, lo trovate in questo incontro allora, di feticisti. Come dire, quello che colpisce della nuova oggettività è proprio allora, questa mordaccia, allora, questa condanna così forte, così sarcastica, che però non pare ammettere, come dire, una possibilità che la situazione possa cambiare. Ecco, quello che manca ogni tanto nella critica allora, degli artisti neoggettivi è proprio il presupporre allora, che la critica possa portare, come dire, come la critica ottocentesca, che potesse portare ad un mondo migliore. Questo per esempio invece è Beckmann, forse uno dei più grandi artisti allora, tedeschi allora, della prima metà del Novecento, la cui adesione o comunque il fatto che faccia parte della nuova oggettività, eccetera, visto che sono etichette molto larghe, è ampio. Qui abbiamo due allora, dei suoi allora, dipinti alla più famosa, la famosa notte del 1919, guardate la violenza allora, che si respira nelle strade, e anche il sogno del 1921. Beckmann ha tutto un altro approccio, Beckmann riscopre la pittura del Rinascimento tedesco, la pittura nordica, guardate allora queste... come sono in qualche maniera allora, ingolfate, allora, piene, allora, sature allora, queste sue scene, allora, con queste in qualche maniera prospettive anche qui distorte e con questi personaggi, guardate per esempio nel sogno, allora, che sono allora, personaggi assolutamente particolari, il musicista allora, cieco, il carcerato senza mani, il giocoliere allora, vestito allora, da Arlecchino, la prostituta che urina, la bambina che gioca. Ecco, c'è qualcosa di irrazionale, c'è qualcosa che non tiene, in cui esplode come la violenza e la critica allora, di questa società. E come vi dicevo, una allora, delle raffigurazioni, uno dei modi per raffigurare maggiormente la violenza che si respira allora, in quegli anni è proprio Lustmord, cioè proprio il discorso dello stupro, dell'omicidio a sfondo sessuale. Io ve ne ho portato qualcuno, qui abbiamo Otto Dix, guardate però anche Schlichter, ma guardate per esempio nuovamente Otto Dix, guardate per esempio anche questa idea allora, dell'impiccagione. Per contro, chi invece se la passava molto meglio, però guardate sempre l'indifferenza allora, con cui allora, vengono ritratte queste coppie che ballano a Baden-Baden, sempre da Beckmann nel 23, oppure questa scena del Lido rappresentata allora, da Beckmann. E poi, con l'aumentare della disoccupazione, con questo numero sorprendente di disoccupati, il disoccupato diventa uno allora, dei protagonisti dell'arte tedesca. Qui vediamo il disoccupato di Griebel che fa il paio allora, con il disoccupato di Colonia di Sander del 1928. E qui allora, però sempre Grozzo allora, con la sua critica mordace, come dire, accanto a questa resa in qualche maniera realistica, questa critica sempre alla così forte mondaccia, questa eclissi di sole del 1926, dove abbiamo tutta una serie di individui senza testa, che sono i militari, che sono i capitalisti, eccetera, che stanno attorniando Hindenburg, che è sobillato allora, da allora, un trafficante d'armi, allora, perché allora, si comprino delle armi, la Ruhr allora, viene liberata, come dire, la Ruhr ritorna completamente tedesca, la militarizzazione, l'occupazione militare della Ruhr termina allora, nel 1923-24, per cui la Ruhr ritorna alla Germania, e quindi vedete il dollaro, vedete lo scheletro, vedete la spada sguainata. E ora qualcosa invece allora, sul ritratto, allora, perché in particolare Dix è uno straordinario ritrattista. Ecco, nella ritrattistica allora, degli anni 20 alla tedesca,
Matteo ci parlava l'altra volta, allora proprio della ritrattistica in Italia, facendo degli esempi comunque allora, tedeschi. Ecco qui allora Dix, allora con due allora, suoi dipinti, il ritratto dei genitori del 1921. Ecco, guardate allora come allora Dix, allora con allora, questo modo di rendere allora, questo allungamento dei visi, allora, per fare capire allora, che si tratta allora, di lavoratori, allora, dei genitori. Guardate invece allora questa attenzione allora molto forte a quelli che sono i simboli poi allora, del mestiere allora, dell'individuo. Qui abbiamo per esempio il poeta Ivar van Lucken, allora, che era un bohemien dell'epoca, faceva parte allora, di questo mondo alla berlinese che diventa proprio la rappresentazione per antonomasia del pittore bohemien che vive in soffitta allora, con questa visione alla dai tetti. Accanto una allora, figura di allora, Beckmann, ecco qui due autoritratti interessanti, uno di Beckmann del 27 e uno di Dix del 1922. L'autoritratto Smoking di Beckmann. Beckmann è stato uno degli autoritrattisti allora, più prolifici allora, di tutto il Novecento allora, tedesco, allora, che qui si presenta con questo volto un po' in ombra e con una tecnica ormai molto piena, molto satura di colore, e Dix allora, che invece si presenta con la mano in tasca, da una parte il telefono e una delle prime scene allora comunque di musica jazz allora che allora, si trovino allora, nella pittura tedesca. Allora, qui Scholz allora, che si ritrae con dietro le famose colonne pubblicitarie che saranno uno degli emblemi proprio del paesaggio urbano berlinese che voi trovate allora, per esempio anche nel dipinto allora, di alla Grotz. E qui l'autoritratto allora, che si fa Rederscheid con la fotografia allora, che Sander fece proprio di Rederscheid. Sapete allora di questa tipizzazione, abbiamo il cuoco, abbiamo la donna delle pulizie, allora il grande industriale, quindi Anton Rederscheid allora, diventa il pittore. Sull'autoritratto allora, di Rederscheid ci sarebbero un po' di cose da dire, nel senso allora, che Rederscheid si presenta alto, le mani staccate, allora, cravatta, camicia, piega perfetta allora, nei pantaloni, e dietro abbiamo questa tela su cui alla campeggia il ritratto della moglie. La moglie era anch'essa una pittrice, ritratto della moglie, chiaramente allora, con tutti quelli allora, che sono i alla segnali alla, della femminilità, allora, però voi vedete allora, senza capelli, è come allora, se ci fosse in realtà come se si trattasse un pochino di un doppio, quindi un dipinto allora, piuttosto ambivalente. E poi uno dei ritrattisti allora, più conosciuti e almeno negli ultimi decenni allora, più fortunati della ritrattistica di Weimar, e cioè Christian Schad. Christian Schad ha una posizione un po' particolare perché in realtà è più vicino al gruppo Munacense, allora, però insomma, gira molto, sta molto in Italia, e questo allora è il suo autoritratto allora, del 1927. Il suo autoritratto con accanto allora, questa creatura femminile, allora, questa donna, siamo a Parigi, siamo su un sottotetto, è la precisione, la freddezza, la frigidità in qualche maniera, diciamolo, della pittura di Dix la viene tutta fuori, tra l'altro con questa idea del velo, il velo che si trova dietro la figura femminile che quindi, come dire, copre il paesaggio, e il velo della camicia che lui porta che copre ma svela comunque il suo corpo, probabilmente un significato in qualche maniera la deve averlo, che ho messo vicino chiaramente a un pittore che viene proprio pubblicato, le cui opere vengono pubblicate nel libro di Rho di cui vi parlavo all'inizio, che è Ubaldo Oppi nel ritratto della moglie, dove ci sono chiaramente delle consonanze, come dire, una maggiore frigidità, freddezza allora in Schad, e invece allora questa moglie
che ritratta con queste sinfonie di Verdi, alla di Turchesi, ecco, sembra una basilissa bizantina sullo sfondo alla di questa, alla Venezia. Oppure guardate proprio nel nudo, questo è il nudo a mezzo busto, che la cosa più vicina allora che mi è venuta a mente è senz'altro il dopo l'orgia di Cagnaccio di San Pietro, dove c'era questa nitidità, questa nitidezza proprio nel retere, che diventa freddezza. Come dire, Cagnaccio riesce a essere con questo disegno analitico, questa luce allora così fredda, questa analiticità, questa precisione miniaturistica quasi dei dettagli. Qui un ritratto allora di Dix, che è dell'avvocato Hugo Simons, straordinario il gesto delle mani, e Christian Schade allora, che ci dà il ritratto di questo dottor Austin. Però vedete, c'è sempre un'ombra femminile allora, che sembra in qualche modo essere allora sopra il personaggio, e due ritratti di Grozzo. Quando ritorna la pittura intorno al 1925, un bellissimo ritratto del dottor Felix Weil, un personaggio pubblico di Francoforte, un bellissimo ritratto per esempio anche per quanto riguarda la tecnica, per quanto riguarda i vari dettagli, e il ritratto allora del pugile Max Schmeling del 1926. Questo è uno dei ritratti più famosi di Grotz, perché venne esposto proprio nel 1925 alla mostra di Mannheim, di cui vi parlavo precedentemente. È il ritratto di Max Hermann Nice, che era uno scrittore, un intellettuale del periodo, che tra l'altro ritorna anche in un dipinto di Grotz, in un dipinto di Schade. Guardate per esempio proprio questa analiticità nel rendere per esempio la fronte allora con le vene, questa espressione, le mani, allora, che sono tipiche, e qui uno forse allora, tra proprio andrebbe detto i volti del tempo. Questo è il famoso ritratto allora, che Dix fece di Alfred Flechtheim, che era uno dei principali mercanti d'arte berlinesi alla del periodo. Siamo nel 1926 e io vi ho messo là vicino il ritratto che gli fa Ugo Herfurt, un importante fotografo del periodo. È un dipinto allora molto, molto interessante allora, per più ragioni. Intanto allora perché lui era un grande mercante d'arte, ma non era il mercante di Dix, e mai Dix lavorò con lui e non gli commissionò il dipinto, quindi sarebbe interessante poi capire se in realtà era una captatio benevolenzi o invece se aveva altre ragioni. Seconda cosa allora perché Alfred Flechtheim è stato uno dei personaggi allora, più interessanti del mondo dell'arte moderna e contemporanea in Germania tra il 1913, quando aprì la sua prima galleria, e il 1933, quando chiaramente fu costretto ad andarsene. Il suo grosso naso rivela chiaramente la sua appartenenza al fatto di essere ebreo. E in realtà è stato un dipinto che è stato spesso accusato anche di antisemitismo. Non sappiamo come, o almeno io non so come la pensasse Dix in questo senso, perché tutta una serie di caratteristiche allora, di Alfred Flechtheim sono le caratteristiche allora, con cui poi verrà bersagliato a partire comunque dagli anni 30. Come dire, sarà uno dei bersagli allora, più facili da parte allora, del nazismo, per la fortuna economica, per questo gusto estremamente cosmopolita, per il fatto di essere proprio rappresentante di quell'arte moderna che poi i nazisti stigmatizzarono nella mostra di arte degenerata del 1937. Però ecco, se guardate la pelle olivastra, il grande naso, gli occhi piccoli, le labbra carnose, queste mani prensili sul dipinto, le braccia filiforme, il busto un po' allungato, ecco tutta una serie caratteristiche che hanno posto alcuni problemi su questo dipinto. Qui ancora due ritratti femminili, uno di Menz e uno di Schade. Ecco, poi c'è tutta una parte di ritrattistica che si occupa di questo mondo notturno berlinese. Qui per esempio abbiamo Agosta, l'uomo alato,
Erasca, la colomba nera, quindi la che esibivano proprio queste loro caratteristiche fisiche, o per esempio il famoso ritratto del conte Saint-Genoux d'Agnaucourt, allora questo conte spiantato di origine ungherese, con accanto quella in abito rosa, era un noto travestito la che si esibiva nel Dorado, uno dei locali notturni alla più alla moda, e dove tra l'altro si esibiva anche Marlene Dietrich. Ecco, questo, così arriviamo proprio al clou, nel senso allora che allora questo è uno dei dipinti, sebbene forse meno bello di quello di Flechtheim, uno dei dipinti allora più famosi alla di Dix, che è il ritratto della giornalista Silvia von Harden. Perché è un dipinto là così famoso? È un dipinto così famoso perché dà anche proprio uno spaccato alla di un'epoca. Come vi dicevo, Berlino è stata straordinariamente aperta, almeno negli anni che vanno tra il 23 e il 28, anche a scelte in campo alla sessuale, alla che non fossero ortodosso, o comunque non fossero coerenti con quello che era il moralismo. Ecco, Silvia von Harden, che era una giornalista, era una nota lesbica e omosessuale, che qui quindi viene ritratta allora con tutta una serie di caratteristiche che rimandano proprio al suo status e di giornalista e di omosessuale. Allora, guardate per esempio i capelli corti, i capelli tagliati alla garçon, in tedesco si dice il Bubikopf, e questi hanno capelli tagliati corti. Guardate per esempio il monocolo, ci sarà una grande moda delle donne negli anni 20 a Berlino, nella seconda metà degli anni 20, proprio di utilizzare il monocolo, che era prima ritenuto chiaramente un'esclusiva prerogativa dei maschi. Queste mani lunghe, la sigaretta, questo vestito decisamente moderno, un vestito quasi quadrato, non si vede nessun tipo di forma, questa anche sciatteria, di non preoccuparsi della che si stia in qualche modo cadendo una calza, il fatto che si trovi in un bar fumando e sorseggiando un drink, ecco, sono tutti simboli comunque di un'apertura, comunque sono tutti simboli di questa figura, tant'è vero che pare che Dix si fosse dato molto da fare per poterla ritrarre. Chiaramente io l'ho messa vicino ad una foto di August Sander, una copiata francamente un po' banale, capisco, che è la famosa segretaria dell'emittente radiofonica di Colonia, dove trovate invece una donna giovane, decisamente più avvenente, però sempre con lo stesso taglio alla maschietto, la sigaretta a mano, la posa un po' vagamente girata, un vestito che è un vestito probabilmente da sera. Pensate che nella Berlino degli anni 20 la comunità omosessuale era una comunità di oltre 50.000 persone su una popolazione che era di 4 milioni di persone e che esercitarono un certo influsso, per esempio tutta una serie di ricerche mediche che vennero fatte a Berlino proprio in quegli anni e che sostanzialmente, ed era già un grande passo avanti, portarono a definire che l'omosessualità non era una malattia, ma aveva a che fare in qualche modo con una diversa crescita di produzione di ghiandole endocrine. Quindi chiaramente siamo ancora molto distanti dalla verità, però questo fece sì per esempio che questi medici combattessero perché non fosse più un crimine da punire da un punto di vista giuridico e da un punto di vista penale, tenendo conto, se non so se l'ho già detto, che nel 1918 in Germania le donne ottengono il diritto di voto, quindi con la Repubblica, quindi un momento di grande apertura. Ecco per esempio di nuovo questa ambiguità sessuale, qui ne abbiamo a Iosa, il gioielliere Karl Krall, di nuovo un dipinto abbastanza impietoso di Drixala, guardate questo gioielliere apertamente omosessuale, che però viene colto, un po' truccato, con la vita strizzatissima come se avesse quasi un bustino, le unghie lunghe, Krall, le unghie potrebbero essere un riferimento anche al cognome perché
Kralle in tedesco vuol dire uncino, e accanto due foto molto famose, una la moglie del pittore, allora molto maschietta, di August Sander, e sotto questo gesto, la decisamente non particolarmente allora, maschile, del giovane liceale, o allora, come voi vedete, questa giovane coppia di uomini che si baciano, questo allora, dipinto di Schad, ma tutta una serie allora, di foto che è anche una sezione alla della nostra mostra, che fa vedere in che modo comunque ci sia questa ambiguità, allora queste giovani donne allora, che si abbracciano, che sono molto vicine, o allora questi ragazzi innamorati, allora che in realtà sono un ragazzo e una ragazza, allora, ma sembrerebbero quasi allora, dello stesso sesso. Allora questo è Rudolf Schlichter, ma davvero adesso è arrivato il momento allora, di concludere, semplicemente ancora due accostamenti alla che mi piacevano, questo è un ritratto alla, di Otto Dix della ragazzina accanto ad un ritratto allora, del nostro Gigiotti Zanini, che è il ritratto di Corrado Lavenini. Due dipinti allora, che io ho trovato notevole la somiglianza, e guardate poi anche allora, questa sospensione quanto inquietante il dipinto di Gigiotti Zanini. Questi per esempio sono due architetti, uno di Wilhelm Schnarrenberg e uno la di Achille Funi, che è il ritratto dell'architetto alla Mario Chiattone. Però ecco, io volevo concludere allora, facendovi allora, vedere ecco, due riferimenti a due ultimi artisti alla che voglio trattare, ma che rappresentano un po' un unicum per quanto riguarda il discorso alla tedesco. Quindi Karl Grossberg, che si dedica alla resa di questi macchinari industriali, la modernità e la potenza industriale della Germania, semmai non ha nulla a che fare allora con la situazione italiana, semmai se c'è un riferimento è un riferimento all'America e a Schiller, anche se l'approccio è difficile. Questi macchinari che vengono resi in qualche maniera perfettamente, in maniera allora molto oggettiva, e tant'è vero là che accanto, come vedete, io ho messo qualche fotografia di artisti attivi proprio in quel periodo, questo è Albert Rengerpach, però queste macchine anche allora che danno un senso forte di inquietudine e di ansia. Guardate allora questi allora, due dipinti sempre di Grossberg, la scimmia sulla macchina, quindi c'è qualcosa che non tiene, c'è un pericolo, cioè si sente qualcosa allora, che comunque inquieta, o anche nella raffineria di petrolio, questa grande allora, cisterna nera che sembra un po' incombere come un incubo. E davvero, per concludere, proprio per l'incubo che di lì a poco aspetterà la Germania, nel 1933 vincono le elezioni, Hitler diventa cancelliere, c'è il Reichstag, e a partire allora, dalla metà dell'anno Hitler è al potere da solo. Ecco, chi meglio la di Franz Radziwill ci dà proprio quest'idea in qualche maniera alla di incubo, con questi allora, paesaggi che possono essere sia paesaggi agricoli sia paesaggi invece urbani, in cui allora, c'è sempre un'inquietudine profonda, c'è questa notte, c'è questa resa allora perfetta, ma c'è un'apparenza da incubo sia nella strada sia in questo paesaggio con Canale Nero del 1931. E proprio per finire mi farebbe piacere allora qui ricordare, anche perché è stato di nascita comunque è stato un ligure, che uno dei studiosi, anche gallerista, ma questo non vuol dire, uno dei principali studiosi era proprio degli italiani della pittura, della nuova oggettività e del realismo magico tedesco, è stato un ligure, è stato Emilio Bertonati, di origine spezzina, poi ha studiato a Chiavari, è stato il protagonista della Galleria del Levante a Monaco e a Milano, che ormai sono parecchi anni che ci ha lasciato allora, in maniera abbastanza improvvisa, e mi faceva piacere così allora concludere allora con un ricordo ad un ligure allora, che allora, questa materia conosceva molto bene. Grazie. Grazie Gianni, e ricordo a tutti il prossimo appuntamento, la settimana prossima, il 17 gennaio, Fabio Benzi.
ci intratterrà su Arte in Italia negli anni 20, De Chirico e dintorni. Fabio Benzi ha appena pubblicato una monografia su De Chirico, sicuramente ci parlerà delle sue scoperte, delle sue riscoperte. Grazie.